Si sta tornando lentamente alla normalità. Ad oggi l'ospedale Fornaroli di Magenta è Covid-free. Siamo rientrati con le nostre telecamere nel reparto maternità dell'ospedale di Magenta, accompagnati dalla dottoressa Luciana Parola e dal dottor Pietro Barbacini, per capire come sono stati riorganizzati i reparti e quali sono le novità che riguardano anche i papà. Lentamente cominciamo a avere dei segnali positivi. Per quanto riguarda la ginecologia, si è ripreso ormai da un po' di tempo ad operare. Le modalità sono ancora quelle di dover tamponare tutte le pazienti, proprio per evitare di avere in sala operatoria e nel reparto pazienti positive. Devo dire che però in questi ultimi 2 mesi praticamente non abbiamo avuto nessuna positività. Per quanto riguarda anche l'ostetricia, da alcuni giorni abbiamo dato il permesso al padre, al papà, di entrare in reparto, nel reparto di degenza del puerperio, durante il pranzo e durante la cena. Reparto di neonatologia, dove ci sono i bambini che hanno bisogno di cure, quindi nelle incubatrici eccetera, vabbè, le mamme ovviamente sono sempre entrate, e da quando abbiamo aperto anche ai papà all'ora di pranzo e all'ora di cena abbiamo consentito l'ingresso anche nella neonatologia, chiaramente una persona per volta, con la mascherina, lavando bene le mani, insomma con tutti i presidi necessari. La stessa cosa abbiamo fatto in pediatria, perché in pediatria quando entra un bambino ricoverato si fa il tampone al bambino e alla mamma, e qui a Magenta, che adesso è ospedale Covid free, teniamo solo i bambini negativi con mamme negative. Da qualche mese non abbiamo avuto casi positivi, per cui anche in pediatria, dove fino a poco tempo fa rimanevano solo bambino e la sua mamma chiusi nella cameretta, adesso essendo tutti negativi abbiamo ricominciato a far utilizzare con le precauzioni necessarie le sale gioco, e abbiamo consentito anche la visita del papà o di un parente per volta al pomeriggio, un'oretta.